Serie B-Win, tutti i colori della passione. Sedicesima giornata della Serie B-Win che al tombolato di Cittadella mette di fronte l'11 di Foscarini al Piacenza, allenato da Madonna. 15 punti per entrambe le squadre e spettro della zona rossa di classifica da allontanare. Buona l'affluenza di pubblico sugli spalti per una gara diretta dal signor Merchiori di Ferrara, assistenti signori Barbiero e Siciliano. Per il Piacenza, dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Novara, l'occasione di riprendere il trend positivo delle gare precedenti. Il primo squillo della partita arriva solo all'ottavo con Bellazzini che sulla sinistra prova l'azione personale, il suo mancino dalla distanza però si perde innocuo sul fondo. 10 minuti dopo siamo al 18esimo, stessa zona del campo, ma questa volta è Daniele Dallabona a provarci, Cassano risponde in due tempi. 21esimo, si alza il ritmo, Piccolo dalla destra, crossa al centro per lo stacco impetuoso di Bianchi, dritto per dritto, facile per Villanova. 24esimo, prendete il registratore, guardate e riguardate questo gol. Corner dalla destra, colpo di tacco di Scardina, pallone che si infila sotto l'incrocio opposto con gli sguardi ammutoliti dei presenti. Gol copertina per la serie B-Win 2010-2011, giù il cappello per Francesco Scardina e la sua prima rete in questa stagione. Questo è un gol destinato a fare il giro del mondo, veramente incredibile. 31esimo, provano il colpo da biliardo anche gli ospiti con questa rovesciata di Bianchi, bello il gesto, meno la pericolosità col pallone che si perde innocuo. 42esimo, il Piacenza soffre sui calci da fermo, corner dalla sinistra ora col pallone che arriva dalle parti di Manucci per un tap-in, facile, 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 2-0 Cittadella, Andrea Manucci mette la firma su questo incontro, difesa del Piacenza che deve farsi un esame di coscienza, Manucci ha colpito assolutamente indisturbato. 44esimo, guardate Piccolo sulla destra, gioco di gambe, passa in mezzo a due avversari ma non ha angolo per colpire e il pallone si perde. Un minuto dopo, azione d'angolo con Graffieti che taglia bene sul primo palo il suo colpo di testa, fuori di un niente. Ripresa, siamo al 52esimo con un bello scambio per il Piacenza, Piccolo, Guerra, Graffieti, arriva tutto di prima questa azione per gli ospiti, il destro però di Graffieti si perde innocuo a lato. 57esimo, disastro Cassano, sulla punizione di Dallabona respinge malissimo in bagher, tap-in di Gorini ma il gol è annullato per fuorigioco, sono vibranti le proteste del Cittadella, gol annullato. 61esimo, ancora Cittadella con Nassi che ci prova dalla sinistra con il destro a lato. 64esimo, ancora Cittadella con Manucci che scende come sempre bene sulla destra, il suo cross taglia l'area e sul secondo palo Federico Piavaccaro si avventa come un falco e insacca 3-0 Cittadella, gol numero 8 in campionato per il centravanti di Foscarini, il Piacenza è letteralmente alla deriva. Passano due minuti, punizione di Bellazzini con il sinistro, base del palo con Cassano immobile. 81esimo, lancio di Piccolo per Guerra, uscita scellerata di Villanova ma Scarpina toglie letteralmente le castagne dal fuoco e salva sulla linea, occasione ghiotta per il Piacenza, Scarpina c'è. 88esimo, Gabbiadini si gira bene al limite, sinistro a lato. 91esimo, gol annullato a Volpe per la posizione irregolare di Gabbiadini che è sulla traiettoria, Volpe si lamenta ma il gol non viene concesso, finisce così con un 3-0, risultato rotondo per il Cittadella e con un Piacenza che ha la seconda sconfitta consecutiva, partita che verrà comunque ricordata per l'incredibile gol di Scardina, veramente d'antologia del calcio.